Oggi prepareremo una talea semilegnosa di rosa in un modo un po' particolare. La cosa insolita è che utilizzeremo una banana, una mezza banana fresca come questa, nella quale andremo a far radicare la nostra talea di rosa. Quello che servirà, è qui esposto e tra un po' verrà descritto. Questa è la perlite, materiale fondamentale per il radicamento. Quello che serve di partenza è partire da una pianta sana di rosa e scegliere un ramo che non sia ancora fiorito. Eccolo qua. Con delle forbici ben sterilizzate con acqua ossigenata o alcol, taglieremo la maggior parte delle foglie con tagli netti che limiterà la traspirazione della pianta. Ridurremo la talea a circa 20-25 cm con poche foglie, più o meno così. Faremo un taglio netto un po' più deciso qui alla base. Possibilmente a 45 gradi. Taglieremo la nostra talea. Questo è il vaso. Potete usare un vaso disinfettato, sempre con acqua ossigenata o alcol, oppure una bottiglia di plastica pulita con dei fori per il drenaggio. Il terriccio. Il terriccio nel quale immergeremo la talea dopo averla messa dentro la banana. Così. Il terriccio sarà composto per un 60% di perlite e per un 40% di terriccio di qualità per piante acidofile. Metteremo anche un pochino di concime, in questo caso è biologico ed è per piante da frutto e per rose. Creeremo questo mix di terriccio nel quale andremo a riporre la nostra talea. Una delle costanti da non dimenticare è che andrà sempre mantenuto umido, costantemente umido. Questo aiuterà decisamente la radicazione. Avvolgeremo la talea di rosa anche con un pochino di segatura che manterrà un pochino di umidità nella talea e in più alzerà un pochino il pH del terriccio che abbiamo scelto appunto per piante acidofile, ma la rosa vegeta molto bene con pH che vanno dal subacido al neutro, quindi fino a 7 di pH. Il periodo migliore per preparare una talea di rose è sicuramente l'autunno, nei mesi di settembre-ottobre.
da non escludere anche per la maggiore scelta, diciamo, la maggiore quantità di scelte e qualità di talè, anche marzo. Facendo così manterremo inalterato il patrimonio genetico della nostra pianta, creeremo praticamente un clone. Innaffiamo. Con la talè i risultati normalmente sono percentualmente molto migliori, il radicamento è più efficace. Con gli altri metodi c'è qualche possibilità in meno, ma non è difficile far radicare una rosa, quindi con l'innesto, la propaggine, la margotta e anche la riproduzione per foglia ci si può riuscire, ma i risultati sono percentualmente un po' più bassi. Usiamo un sacchetto per mantenere l'umidità e lo legheremo con una cordicella, un elastico, quello che avete. Ecco qua. Adesso bisogna mantenere umido il substrato, aprire con regolarità il sacchetto, innaffiare la talea e attendere almeno una quarantina di giorni.